Ci sono un paio di tecniche che le persone dovrebbero conoscere, perché una volta che sappiamo come funzionano, il mondo che ci viene venduto dai media non sarà mai più lo stesso. Uno è quello che chiamiamo problema, reazione, soluzione. Parliamo dell'11 settembre, un classico esempio di come funziona. Tu vuoi apportare dei cambiamenti nella società e sai bene di non poter realizzare pubblicamente, altrimenti avresti un'enorme opposizione. Vuoi sempre più sorveglianza, sempre più controllo, vuoi togliere sempre di più la libertà alla gente, vuoi sempre più accesso agli affari della gente, vuoi una popolazione microchippata e tutto il resto. E sai che se te ne uscissi dalla Casa Bianca o Downing Street dicendo «Ok, questo è quello che abbiamo deciso di fare», avresti l'opposizione della gente. Allora non operi pubblicamente. Allora ti giochi la carta del problema, reazione, soluzione. Funziona così. Fase 1, crei il problema. Potrebbe essere un attentato terroristico come l'11 settembre, un collasso delle banche, di una nazione, una guerra. Crei minuziosamente il problema, ma alla gente dai una storia completamente differente delle cose. Dici alle persone che la causa non sei tu, ma qualcun altro. Ad esempio, quando è stato ucciso Kennedy, si è data la colpa a Lee Harvey Oswald. Quando hai causato l'11 settembre, accusi Osama Bin Laden. Dai la colpa a qualcun altro, così la gente guarda nella direzione sbagliata. Cerchi di arrivare al secondo livello, la reazione della gente. Dice alla gente, attraverso un sistema di media che non pone più la minima domanda e che gli illuminati controllano, la versione ufficiale di come le cose sono andate. Vuoi che la gente si rivolga a te in lacrime e piena di paura? Qualcosa deve essere fatto, che vogliono fare al riguardo? A questo punto hai creato il problema e hai ottenuto la reazione desiderata. Dai la soluzione a questo pubblicamente e sono dei cambiamenti di una scala tale che il popolo non accetterebbe mai in una condizione normale, senza il problema che si è creato. Guardiamo all'11 settembre, il problema. Reazione, paura, rabbia. Soluzione, stanno portandoci via sempre più elementi basilari per la nostra libertà, che fanno sì che la visione orwelliana sia avanzata così rapidamente grazie a quel terribile giorno, che non può assolutamente essere un caso. Un'altra tecnica che usano è quella che io chiamo totalitarismo a piccoli passi. Sai che sei a questo punto e devi andare a quest'altro e sai che se lo facessi in una sola volta la gente se ne accorgerebbe perché il cambiamento sarebbe drastico. Quindi procedi a piccoli passi e presenti ogni passo al pubblico come se non fosse collegato agli altri passi. Così raggiungono il proprio scopo senza che la gente reagisca o chieda qualcosa. Quello che ho appena descritto è l'Unione Europea. È cominciata come un'area di libero scambio. Se quello che abbiamo oggi, che è uno Stato fascista centrale, fosse stato menzionato all'inizio, la gente avrebbe detto, ehi, abbiamo appena finito di combattere Hitler contro questo, non ne vogliamo ancora. Quindi non rivelano l'obiettivo. Non preoccupatevi, area di libero scambio è buona per il lavoro. E poi, passo dopo passo, hai uno Stato fascista centrale. Queste sono le tecniche che usano, e quando le vedi, te ne rendi conto, perché ce le infliggono tutti i giorni. Problema, reazione, soluzione. Primo livello, problema. Per alcune corporazioni produttrici di disserbanti, e per alcuni presunti grandi imprenditori, l'olio salentino toglierebbe fette di mercato ad altre tipologie di olio. Queste corporazioni e questi presunti grandi imprenditori invece, sembra mirino ad una massificazione quantificata della produzione olearia, e a quanto pare propongono di sostituire milioni di ulivi millenari salentini, con il leccino, una tipologia di ulivo toscano. Ma anche vorrebbero continuare ad imporre l'uso di tonnellate di pesticidi. Non dimentichiamo che dagli anni 80 ad oggi, l'uso spropositato di quei pesticidi ha già provocato il disseccamento delle piante. Ma il fenomeno del disseccamento è noto con il nome di CODIRO, che significa complesso del disseccamento rapido dell'olivo.
Dunque si può ipotizzare che queste corporazioni e questi presunti grandi imprenditori abbiano creato minuziosamente un falso problema, insinuando l'idea che nel Salento esista un batterio, la Xylella fastidiosa appunto, la quale, dicono, danneggia gli alberi di ulivo e anche le altre piante. Ma è molto strano che gli stessi che gridano l'allarme, non hanno poi mai prodotto alcuna prova scientifica che questo batterio sia la causa del disseccamento degli ulivi. Quindi i giornali, servi di quei poteri, hanno inculcato l'idea che ci sia davvero un problema, la xylella fastidiosa e che pertanto bisogna risolvere questo problema. In questo modo si ottiene di spaventare e distrarre la gente, la quale guarda nella direzione sbagliata. E cerca una soluzione al problema. E come soluzione al problema viene detto loro che bisogna eradicare tutti gli ulivi, aggiungendo che è una soluzione estrema ma necessaria. Problema reazione soluzione. Secondo livello, reazione. Tramite giornali e televisioni si dice alla gente la loro versione ufficiale di cosa accade. Ma è la loro versione. Pertanto dicono che esiste la xylella, che è un problema e che bisogna eradicare tutte le piante infette. Anche se in realtà, possiamo ipotizzare che questo problema sia stato inventato, proprio perché alla data del 4 luglio 2015 ancora non sono state fornite prove scientifiche che dimostrino che la xylella è la causa dell'intero disseccamento degli ulivi. Ma si vuol giungere ad ottenere che la gente si spaventi e voglia fare qualcosa a riguardo. Quindi si è creato il problema e si è ottenuta la reazione desiderata, provocando la reazione che si voleva dalla gente. In questo modo si fa accettare allo stesso proprietario terriero che sia egli stesso a tagliare le proprie piante. In più, per esempio, promettendogli un guadagno anche materiale. Problema reazione soluzione. Terzo livello. Soluzione. La soluzione al problema è la eradicazione. E ricordiamo che questo problema possiamo ipotizzare sia stato inventato a tavolino, per escludere l'olio salentino dal mercato. Quindi, in questa teoria, è un problema imposto. La eradicazione inoltre, viene fatta attuare anche dallo stesso proprietario terriero ignaro di fare il piano del suo stesso nemico, ossia quelle corporazioni che vogliono eliminare dal mercato l'olio del contadino salentino. Certo la qualunque vi promette le promesse. A comunque qualunque chi che sia. Se mi rivoterete ci sarà più pelo, più pelo, più pelo per tutto. Oh yeah. Più pelo per tutto. Se mi rivoterete ci sarà più pelo per tutto. Go, go, più pelo, più pelo, più pelo per tutto. Porterò un pelo nel nostro paese. Cazzo cazzo io. Porterò navi cariche di pelo. Cazzo cazzo io. Container pieni di pelo. Offriremo ponti di pelo, ponti di pelo. Ponti di pelo, ponti di pelo. Cazzo cazzo io. Ponti di pelo, ponti di pelo. Ponti di pelo, ponti di pelo. Più pelo, più pelo. Oh yeah. Più pelo per tutti. Se mi rivolterete ci sarà più pelo per tutti. Più pelo, più pelo, più pelo per tutti. Affettivamente il nostro pensiero non può non andare là dove c'è disperazione, sofferenza e dolore. Cosa si può fare? E soprattutto a mente cosa posso fare io? Cosa si può fare? Oh yeah. Una beata minchia. Sono cazzatore. Una beata minchia. Sono cazzatore. Una beata minchia. Sono cazzatore. Una beata minchia. Oh yeah. Una beata minchia. Sono cazzatore. Una beata minchia. Sono cazzatore. Una beata minchia. Sono cazzatore. Una beata minchia. Check this out. Oh yeah. Certo la qualunque vi promette le promesse. A comunque qualunque chi che sia. A comunque qualunque chi che sia. Se mi rivoterete ci sarà più pelo per tutti. Oh yeah. Più pelo per tutti. Se mi rivoterete ci sarà più pelo per tutti. Più pelo, più pelo, più pelo per tutti. Oh yeah. Più pelo per tutti. Oh yeah. Più pelo per tutti. Oh yeah. Check this out.